Questa è una storia ispirata dalla musica e scritta a tempo di musica. Tutto nasce da un'idea, quella di mettere in scena uno spettacolo dove canzoni di un musicista straordinario si potessero calare tra le parole scritte, cercando la chiave di accesso più giusta e originale per parlare di uno dei padri fondatori del pop italiano moderno. Prima di lui c'era Domenico Modugno. Ce la ricordiamo tutti questa. Il Mimmo Nazionale, che rimescolava il folk siciliano con l'energia degli urlatori. Poi arrivò lui, che preparò il terreno della nuova generazione dei cantautori. A partire da Claudio Baglioni e fino a Vasco Rossi, nessuno ha potuto più ignorare la sua lezione. Nessuno ha più proposto trasformazioni così radicali. Questa è la storia di un uomo che ha fatto vibrare le corde del sentimento e dell'emozione di milioni di persone. Questa è la storia di un successo mai visto prima, di un musicista schivo, spesso anche avvolto nel mistero. Questa è la storia di un uomo ancora giovane, che aveva ancora molto tempo per vivere e tante canzoni da regalare. Questa è la storia di una persona che si chiamava Lucio Battisti. Come ti vorrei